è arrivato anche quest'anno, entrando come sempre dalla finestra con tanto di barba bianca e cappello rosso, carico di sacchi pieni di doni per i bambini. Anche questo Natale, infatti, i Vigili del Fuoco di Arezzo hanno fatto visita ai piccoli ricoverati della pediatria dell'ospedale San Donato. Ci teniamo particolarmente a star vicini alla cittadinanza, in particolare ai bambini, i piccoli sfortunati che si trovano in queste condizioni. Cerchiamo di dargli un momento di gioia e che poi trasmettono a noi stessi, che ormai da diversi anni facciamo questa iniziativa, come anche i colleghi in altre parti d'Italia. Un'occasione molto bella e un appuntamento tra l'altro fisso con i Vigili del Fuoco, e io ringrazio la cittadinanza e i Vigili del Fuoco a nome di tutto lo staff, degli infermieri, dei medici, degli operatori di questo reparto di pediatria, che io dico essere un piccolo ospedale dentro l'ospedale. Quindi grazie a tutti, bellissime iniziative, speriamo che possano continuare negli anni. È una festa per i bambini, è una festa per noi. Nel reparto di pediatria però questa mattina è arrivato anche un altro insolito Babbo Natale, in questo caso scortato dai carabinieri e dai volontari della Misericordia di Arezzo. I militari, guidati dal luogotenente Gabriele Urso, assieme ai volontari della Misericordia e clown dottori della Valigia dei Sorresi e alcuni membri della Filarmonica di Arezzo, hanno portato infatti pacchi dono ai più piccoli.